Italiani, inizia un nuovo giorno per la Sicilia. Ora ho guardato un po' la distanza, in effetti, no, su Google, come ha detto, su Google è più, sì, come dice Crosa, su Google è un po' più stretto, però diciamo che proviamo, andiamo via, ma è il gesto. Cioè, è bello questo mettersi in gioco. Io mi voglio fare un complimento, ma dovrebbe essere il comportamento di tutti. Io avevo un lavoro. Il mio lavoro è quello di fare il comico, fare degli spettacoli a pagamento, no? Una parte del mio lavoro è a pagamento, che è giusto che sia retribuito, e una parte del mio lavoro è per gli altri. Poi gli spettacoli, le tournée, perché poi tra l'altro campa anche di questo, perché certo. È interessante, noi diciamo, cioè, quando Bersani va a fare un comizio, diciamo se è una cosa. Quando Grillo fa uno spettacolo è in realtà la stessa cosa, con la differenza che coincide, si guadagna anche. Ci prende, no? Il cascenso. Prende il cascenso. Questa è la cosa di cui non riescono a capire. Non riescono a capire chi. Perché allora si domandano chi c'è dietro Grillo, la JP Morgan, Casaleggio, chi c'è? Dove ha preso i soldi? Come fa in 3 anni senza soldi? Non è possibile, non ce l'hanno loro nel DNA. Non riescono a capire che uno possa fare delle cose per gli altri senza un rientro economico. Non ce la fanno e questa è la nostra forza. Io non capisco Fabio perché. Che si stupisce, Fabia per diventare consigliere regionale ha chiesto l'utilizzo di un marchio in franchising a Grillo e Casaleggio che gliel'hanno concesso. Questa è una ditta commerciale da molti punti di vista, tant'è vero che gli emiliani che gli hanno fatto causa sono andati a un tribunale civile, perché, come dire, riguarda l'utilizzo di un marchio. Quindi trovo un pochino ingenuo adesso che si accorgono 5-6 anni dopo che il movimento non è un movimento democratico, perché dovrebbe essere una grande impresa di hamburger che dice no, io a te la licenza in franchise per vendere i miei hamburger non te la do. È letteralmente un franchise, infatti il povero Grillo ha risposto, sentite, se vuoi andare via vai via. Noi non prendiamo soldi, ma l'abbiamo già fatto, non abbiamo preso 1.700.000 di rimborsi elettorali, non li abbiamo presi. I consiglieri, quei 4 poverini che abbiamo in regione, si sono abbassati lo stipendio dell'80%. Abbiamo già fatte queste cose. Ci venne proposto un documento così, che non, di cui nessuno era a conoscenza, che prevedeva addirittura che avremmo dovuto delegare direttamente Beppe Grillo nel caso in cui ci fossero stati rimborsi referendari. I sottoscrittori promotori intendono con la presente attribuire formalmente ed irrevocabilmente al signor Giuseppe Grillo in via esclusiva ogni diritto al percepimento dei rimborsi e ad usufruire di ogni altra agevolazione, rinunciando fin d'ora, a beneficio del signor Giuseppe Grillo o di persona che questi potrà indicare, ad ogni diritto in tal senso. Loro si erano già preparati per, diciamo per così, gestire per la gestire parte economica. Sì. In realtà il giorno in cui c'è stato presentato questo documento, almeno apparentemente, l'impressione di noi tutti è stata che Beppe non fosse a conoscenza della stesura del documento stesso. Cioè, quindi cosa stai dicendo? Che la Casaleggio sta facendo un qualcosa all'oscuro di Beppe Grillo? L'impressione di tutti quelli che hanno partecipato a quella giornata è stata proprio questa. E quindi diciamo che voi vi rifiutate di firmarlo? Sì, no, ci siamo rifiutati. Alla fine, i rimborsi a Beppe Grillo, 2.400.000 euro circa, non arriveranno, perché la Cassazione dichiarerà insufficienti le firme raccolte dal movimento. Adesso ci prospettano un 2013 meraviglioso, senza i vitalizi, quell'altro che dice io vado solo in bicicletta, quell'altro che dimagriscono tutti, vanno in galera, neanche, non bisogna metterli in galera perché dimagriscono, escono come se fossero in un beauty farm, l'hai visto, no? Anche il Totò Cuffaro, intanto non l'ha riconosciuto, un fighetto pazzesco, l'Elemora è un fighetto pazzesco. Ora quello del Lazio e Batman ci vuole. Per farlo diventare un fighetto bisogna dargli l'ergastolo, ma comunque non bisogna metterli in galera. Noi, il nostro programma primo è quello di togliere questa partitocrazia che ormai appartiene alla storia, cioè aspirarla e metterla in... Ma prima di andare via facciamo una leggera indagine fiscale. Da chi è entrato in politica, che è uscito, mettiamo insieme alcuni parametri e vediamo chi si è arricchito, se poi ci sarà materiale per i giudici, no? Anche per capire chi è che non ha rubato, perché magari c'è gente che non ha rubato e vorrei anche stringergli la mano, che non hanno rubato per 20 anni, perché sono persone da ringraziare, no? Però non pensi di andare via così.
No, noi abbiamo diritto almeno a uno sputo digitale, a un dibattito pubblico. L'ultimo dei cittadini ha il diritto. Guarda che questo è un paese sull'orlo di una crisi di nervi pazzesca. Guarda cosa succede in Francia, in Grecia. Arrivano i nazisti, arrivano i poteri forti. Dovrebbero ringraziare me e tutti questi ragazzi qui che vendono magliette a 2 euro, che riempiono un vuoto che sennò riempirebbero i nazisti. Te lo dico io, dovrebbero ringraziarci che stiamo mantenendo la calma su tutti i fronti. Io sto andando in giro e c'è gente che dice prendo il fucile, ferma, non fare così, prima vai nel Sud Tirolo a Fospartai, fai 6 mesi lì, ti sfoghi e poi vediamo, perché sono veramente a fior di pelle i nervi, viviamo di nervi, di inerzia, di nervi, basta nulla per scatenare delle cose. Questa gente non si rende conto che non è la depressione economica, sarà la depressione quella fisica, sarà il disordine sociale, saranno i tumulti, saranno i razzismi, saranno i poveracci contro i poveracci, saranno gli disoccupati contro gli occupati, i neri contro i bianchi, sta succedendo anche qui. È questo che bisogna evitare. E ti dico una cosa, mi sento di dire che queste cose stanno succedendo anche per molto, e molta di queste responsabilità ce l'avete voi, che fate i mediatori, l'informazione. Perché qui abbiamo 3 giornali che fanno l'opinione pubblica, uno di Agnelli, uno di Benedetti e l'altro della Confindustria e dei politici. Cioè, e 7 televisioni, 3 in mano ai partiti e 4 in mano a Berlusconi e 1 in mano alla Telecom. Ecco l'informazione da dove arriva. Ecco perché io esorto i siciliani a cercare, a sforzarsi, a essere curiosi, di andare a informarsi per altri canali. La rete, non puoi raccontare tante balle, insomma. Io quando scrivo una cosa do il link di provenienza di dove ho preso l'informazione. Cioè non puoi raccontare balle, perché dopo un po' ti scrivono che era raccontare una balla. È che non è vero che il vero giornalismo è solo in rete. Non dite queste cose ai ragazzi, no, che poi ci credono. No, non è solo in rete. C'è un giornal, c'è la verità da una parte, poi c'è il giornalismo di regime. Ma la verità sta da un'altra parte. La fai magari più tu in certe cose o altre. Non è così. Io da blogger avrei tutto il piacere e l'interesse di dire che hai ragione. Il problema è che l'informazione è una professione, è un investimento economico, è un'organizzazione. Non si può dire ai ragazzi siete tutti giornalisti. No, no, quante informazioni documentate e reali trovi in rete? La rete va organizzata, noi siamo giovani. Sì, ma se i processi decisionali sono nelle istituzioni, tu non puoi dire ai ragazzi sono tutti uguali. È pericoloso, io te lo dico senza volontà polemica. Senza intento polemico. Tu sei sempre stato un po' contro la rete. Io mi ricordo che hai fatto un'intervista a Riccione dicendo che erano snob, queste cose. Sei no, sempre Beppe, stato un po' no, ci vuole un po' più di tempo per parlare. Invece possono andare la strada, ma può andare anche bisogna riformare i media, non far capire ai ragazzi che l'internet è l'unico mezzo. Ma ce l'abbiamo tutti contro. Ci sono tante bufale sulla rete, ci sono tante panfaluche, non c'è professionalità, l'informazione è una professione, stiamo attenti a questo. Io uso normalmente Wikipedia non ha, è la più grande enciclopedia del mondo, non ha degli scienziati sopra che determinano qual è il vero e qual è il falso, si limita da sola e funziona, per il 90% delle informazioni sono vere. E allora di chi abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di noi, della nostra intelligenza. Io aggrego intelligenza su dei problemi, non faccio il piano mondiale della ripresa, hai capito? Io non mi permetto di fare questo, io aggrego persone, la rete aggrega un premio Nobel come Stiglitz, un altro premio Nobel come Mohamed Yunus per le banche, per il microcredito, Dario Fo per la letteratura, aggrego queste persone in rete su dei forum di discussione dove rispondono il mio commercialista, rispondono il mio elettricista oppure quello che fa cornici sotto casa mia, hai capito? Che è nell'arte. Allora è questa la rete, uno vale uno veramente, un Nobel vale come uno normale, una multinazionale vale come l'ultimo degli impiegati. E se aggreghiamo intelligenze, non abbiamo bisogno di avere intermediari per fare un piano del traffico, per fare un piano dell'economia, non abbiamo bisogno. Vengono a insegnarmi economia a me? Ma vengono a insegnare economia a me? Dicono che io sparo, io sono di Genova, l'abbiamo inventata noi l'economia. Noi abbiamo inventato la prima banca del mondo, il Banco San Giorgio. Prima banca del mondo. Noi abbiamo inventato i BOT e i CCT, il debito, l'abbiamo inventato noi. Noi abbiamo indebitato il mondo tra il 5 e il 600. Abbiamo inventato tutto, anche i loro cognomi. Abbiamo inventato le assicurazioni, abbiamo inventato le flotte, abbiamo scoperto continente, vengono a dire a me che appartengo alla grande superba Genova a farmi una lezione di economia. Ma quando uno dice Monti sta lì perché gli altri paesi vogliono che vengano ripagati i loro crediti,
è il pazzo della montagna o c'è un fondamento, un barlume di verità? Anzi, non è pazzo, è consapevole di dire cretinate urlandole per farsi correre dietro dalla gente. Guardi, la cosa più triste, non c'è niente a ridere, non solo cretinate, c'è da piangere. Perché se l'alternativa alla classe politica ha fallito è questa roba qua, siamo veramente messi male. Grazie a Dio non lo è, grazie a Dio c'è un pezzo di solidarietà italiana produttiva che cercherà di farsi avanti. Ma di che cosa sanno? Io sono stato a Wuppertalisito, io ho contatti con... Sai di che cosa parlano? Di politica? Sai il governo di svizzero e tedesco di che cosa parlano? Sai di che cosa... Qual è la politica? Non parlano di spread di 5%, l'unione del 3%, del 2%, del 6%. Parlano di entrare, di calare il consumo di energia da 6 kW, che è il consumo europeo, a 2 kW. È un passaggio epocale. Da 6 a 2 con l'efficienza energetica, con l'efficienza della tecnologia e la testa, l'energia del futuro e l'intelligenza. Non è il carbone del Sulcis. Ora bisogna finire con sto lavoro, il lavoro, il lavoro. Questa è una parola che è diventata terribile, è piena di significati strani. Il lavoro cos'è? Fare il carbonaro, andare a prendere il carbone a 500 metri. Oggi, nel terzo millennio, faccio il carbone. Ma cos'è? Essere schiavi? Che cos'è? È la nuova etica del lavoro? Cos'è? La schiavitù, come diceva Bertrand Russell? Cos'è? È così. I grandi lavori, la ripresa, la crescita, i grandi lavori a debito. I grandi lavori. Ma dai! Perché bisogna mangiare.